riuscivano a carpire i codici di carte bancomat e carte di credito attraverso dei dispositivi elettronici chiamati skimmer per poi utilizzarli per acquisti di beni di lusso. La Guardia di Finanza di Pisa, sotto la direzione del sostituto procuratore di Lucca, Sara Polino, ha smantellato un sodalizio criminale composto da 10 persone, tutti romeni e moldavi, che da alcuni mesi stavano operando in Toscana, in particolare nelle province di Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze e Massa. L'indagine, attraverso una profonda e costante attività di intelligence basata sull'analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza di diversi centri commerciali, incrociati con i dati raccolti e le testimonianze, ha permesso di individuare tutti i membri del sodalizio. Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare una parte consistente dei prodotti acquistati con le carte clonate, come televisori, telefoni cellulari, computer, abbigliamento e accessori di note grif, tutti pronti per essere ricettati. Le indagini hanno permesso di accertare che il luogo centrale in cui venivano catturati i dati sensibili era un ristorante di Roma, dove un complice, dipendente dello stesso ristorante, utilizzava lo skimmer copiando i dati delle carte di credito di ignari clienti.